Salve, non dico più buongiorno perché non è mai proprio esattamente un buongiorno. Vabbè, ho dormito giusto il minimo indispensabile per sopravvivere, avere un po' di energie. Meno male ci hanno lasciato pronto due bei thermos pieni di caffè fatti con la moka. E oggi 28 km direzione Nahera, dove c'è un altro ostello donativo, spero di arrivare in tempo. E domani, facendo un altro 27-28, si arriva a Gragnon, dove c'è un altro donativo che pare sia il più famoso del cammino, dove tutti devono per forza fermarsi per carpire il vero spirito del cammino di Santiago. E ieri sul tardi sono arrivati tre pellegrini che praticamente sono scappati dagli incendi che sono scoppiati in Navarra, che è la regione che abbiamo appena passato, che sta letteralmente andando a fuoco. Hanno preso un taxi di corsa e sono scappati dalle fiamme e sono arrivati a Logroño, quindi praticamente noi siamo quasi tra gli ultimi a essere passati di lì. Puntino a base di biscotti da 1 euro insieme allo zio Mick. Per lui il cammino è una passeggiata, lui lo fa con le scarpe da città. Nahera, oggi 28 km, ma li ho patiti molto, molto meno, tipo dei 20 magari di altre tappe con quel caldo pazzesco. E oggi si sta un po' meglio, poi c'è questo venticello che ti rinfresca costantemente. Poi paesaggi stupendi, siamo passati dai campi di grano al verde dei vigneti, delle campagne, con le montagne in lontananza. È veramente fantastico. Adesso cerco l'albergo donativo e poi qualcosa da mangiare, senza possibilmente farmi investire. Direzione supermarket cinese. Cena di gruppo.
Alessandra, peperoncino. Alessandra, vieni che c'è una foto. Cenetta di gruppo a base di riso con piselli, cipolle, carote, boh, insomma, vabbè, comunque era buono, ci stava, riempito, poi c'era l'anguria, il vino, e insomma noi uomini abbiamo fatto gli uomini, ce ne siamo stati seduti al tavolo in attesa che comparisse il cibo sul tavolo, però poi abbiamo lavato i piatti, quindi insomma ci siamo fatti perdonare. E tanto che vi parlo, davanti ho queste rocce pazzesche dove dentro si può vedere proprio un percorso con i corrimano che si può fare sicuramente a piedi, e dall'altra parte invece c'è il fiume coperto da questo tappeto tipo di fiori, che è stupendo. Tra l'altro poi adesso si sta anche bene, poi nell'alberghe donativo che vabbè, molto spartano, però c'è l'aria condizionata che entra in quella camera e fa freddo, e vabbè, adesso stanotte poi lo spegneranno, però penso che si stia bene, spero finalmente di dormire un po'. E vabbè, per oggi è tutto, a domani.